si ritorna in presenza con un momento importante, la premiazione dei campioni sociali, doppietta 2019-2020, è un bel segnale per tutto l'Automobile Club. È un segnale della ripartenza in un momento purtroppo, ahimè, ancora difficile, però ricco di entusiasmo, ricco di eventi con le associazioni, con gli sportivi. Per noi gli sportivi rappresentano il motore di ACI Liguria, quindi oggi una bellissima iniziativa, un momento di incontro veramente, e ripeto ancora una volta, è tanto il desiderio di andare avanti, ma soprattutto tanto il desiderio di organizzare qualcosa anche di nuovo. Senza ovviamente dimenticare quella che è la grande missione dell'Automobile Club di Genova, servizi per i soci e cultura della sicurezza. Quella di domenica scorsa è stata domenica delle vittime della strada, una campagna che l'Automobile Club su tutto il territorio nazionale, e Genova ha fatto la sua parte, ha voluto ricordare con un bel manifesto, tanti testimonial, con una campagna, mi impegno per cercare tutti insieme di ridurre gli incidenti, di dedicare maggiore attenzione alla guida. Campagna molto, molto significativa in una giornata ricca di emozioni e ricca di ricordi e ricca di partecipazione di tutti i membri dell'ACI, perché ieri è stata veramente una giornata che ci fa riflettere, ma soprattutto fa riflettere quello che noi dobbiamo trasmettere ai nostri concittadini e soprattutto alle persone che guidano l'automobile: il rispetto, rispetto per la velocità, rispetto per la cintura, il rispetto delle regole. Con poche regole si può cambiare il percorso della vita. Alessandra Rosa, che bel segnale, l'Automobile Club di Genova torna a premiare i suoi campioni sociali, doppia premiazione 2019-2020, un tornare a ritrovarsi in presenza con una presenza speciale, quella di Susanna Marotta, che è stata più volte evocata per la sua passione, per la sua storica amicizia, il suo storico amore per questo Automobile Club. Sì, io più vengo a Genova e più mi rendo conto di come Susanna fosse conosciuta in città e amata da questa città in tutte le sue componenti più o meno istituzionali. Ci è mancata stasera, doveva essere la sua serata, era giusto, anche perché Susanna sarebbe andata in pensione a febbraio del prossimo anno, quindi questa sarebbe stata la sua ultima premiazione. Quindi con grande rammarico per la sua assenza, ma con affetto veramente imperituro nei suoi confronti. Per l'Automobile Club mesi importanti in cui si stanno tornando a immaginare, programmare, creare eventi. Sempre nel segno della continuità invece su quelli che sono i servizi che vengono assicurati ai soci, e in questo anno e mezzo così complicato in particolare non è mai mancato il servizio da parte dell'Automobile Club. No, è stato un anno molto difficile, perché prima io lavoro per lo più a Firenze, ho un incarico anche a Roma, ho il coordinamento del compartimento che è molto vasto, quindi per me l'incarico a Genova rappresenta una delle tante cose che devo portare a compimento nella mia giornata lavorativa, quindi non ci ho potuto purtroppo dedicare molto tempo, ma devo dire che è stato invece un anno molto impegnativo, perché prima la malattia di Susanna, che ovviamente mi ha devastato anche soprattutto a livello personale, e poi con la sua scomparsa, e poi tutto quello che è successo in questo Automobile Club: dimissioni del consiglio, commissariamento, nuove elezioni, insediamento di un nuovo consiglio, tante, tante cose che hanno richiesto veramente molto impegno, però abbiamo portato tutto a termine, noi abbiamo rimesso un po' le carte a posto, speriamo che si possa ripartire con ritrovata energia. Alberto Campanella, una bella occasione quella della premiazione dei campioni sociali dell'Automobile Club di Genova, nella doppia veste non solo di vicepresidente dell'Automobile Club ma anche di delegato del sindaco Bucci, per salutare, ringraziare, omaggiare i campioni, ma anche per un bellissimo e commosso ricordo dello storico direttore Susanna Marotta. Francamente sì, oggi in doppia veste, sia come dicevi te in rappresentanza del sindaco Bucci ma anche di neo consigliere dell'ACI di Genova, abbiamo premiato con moltissimi premi gli sportivi, e questa è la ripartenza verso il futuro, la voglia di ripartire, la voglia di uscire da un periodo nero di crisi, ma anche la voglia di emergere di ACI che guarda il futuro con un presidente giovane, con tanti interessi, interessi che vogliamo condividere con la collettività e con tutti i cittadini genovesi e soprattutto con gli automobilisti. Abbiamo ricordato Susanna Marotta, è stata la direttrice storica dell'ACI, rimarrà sempre ai nostri cuori, tanto che
io presenterò una mozione al Comune di Genova per intitolare a lei stessa una targa commemorativa, perché ha fatto davvero gli interessi e il bene di tutti noi. Una bella occasione per premiare i campioni sociali del 2019 e del 2020, insomma figure importanti del movimento sportivo dell'Automobile Club di Genova, ma anche organizzatori e scuderie, perché ci sono eventi di grande livello a Genova e in Liguria. Francamente sì, Genova e Liguria ha una grandissima storia di eventi automobilistici, ci saranno anche grandi rievocazioni di tali e oggi abbiamo avuto la fortuna e l'onore di conferire premi e coppe a questi bravissimi piloti, ma soprattutto a queste scuderie che sono organizzate con tanta passione e tanta bravura. Abbiamo delle eccellenze, le eccellenze qui a Genova, e noi le vogliamo tenere alte e portare con noi in un lungo percorso di crescita della storia automobilistica di Genova, che è molto importante. Ricordo che la sede di Genova è una delle sedi più antiche e più storiche d'Italia, ovviamente di ACI sto parlando.